attendere ancora, dovranno farlo i tifosi rossazzurri, perché oggi era prevista la firma sul preliminare di vendita del Calcio Catania. Firme, non firma, perché dovrà esserci quella del presidente della Sigi, l'avvocato Ferraù, e quella di Tacopina, che è stata posticipata a sabato prossimo, sabato 16 gennaio 2021. Perché questa firma di oggi, 9 gennaio, è stata posticipata di una settimana? Per espressa richiesta, così ha detto ieri sia l'avvocato Augello, che è il legale della Sigi, che è l'avvocato Ferraù, presidente, come dicevamo prima, della Sigi, per espressa richiesta di Gio Tacopina, che il 15 gennaio sarà qui a Catania. Ma anche perché alcune delle clausole di questo lungo contratto preliminare devono essere ancora negoziate tra le due parti, precisamente appunto tra l'avvocato Augello e l'avvocato Salvo Arena, che tutela gli interessi di Gio Tacopina. Attendere dunque ancora una settimana, sette giorni lunghi, sicuramente ricchi di ansia e di qualche timore per i tifosi rossazzurri, perché già circolano le prime voci che la trattativa tra appunto l'Italo americano e il gruppo che detiene la proprietà del Calcio Catania potrebbe addirittura saltare. Non è così, ripetiamo, non è così. Massima tranquillità, tutto troverà la luce e la giusta soluzione, la giusta fine, sabato prossimo 16 gennaio, e poi il 17 Gio Tacopina sarà allo stadio Angelo Massimino per assistere al match tra la squadra rossazzurra e il Foggia.